Salve amici di YouTube, benvenuti in questo secondo episodio della DNS Tech Patch, giusto? Bravissimo, te lo sei ricordato. Finalmente. Già il secondo episodio se lo ricorda, festeggiamo! Esatto. Adesso abbiamo trovato Redstone, abbiamo fatto un bel picconazzo di ferro e continuiamo a scavare! Esatto! Allora andiamo giù. Io ho fatto un sacco di picconi, cioè ho fatto un sacco di torce. Perfetto. Allora, illuminami la strada. Siamo arrivati al livello 12, quindi scaviamo redstone. Io spacco quella roba luminosa che c'è. Bravissimo. Ma che sono carine queste uranio. Cose. Ci sono anch'io comunque. No, vai a scavare da un'altra parte. Oro! Diamante! Come cazzo l'hai trovato subito? Guarda, sotto la redstone, sotto l'oro, sotto diamante! L'ho visto io qui da lontano con i miei occhi da elfo. Guarda che bello! Oh. Scava! 1, 2... Ancora? 3, 4... 3... Aspetta... 4... la madonna! 5... 6... si scavano soli? Ah, ma ci sei tu! Si scavano soli! Allora, io ho 7 diamanti, tu ne hai? Neanche uno. Perfetto. Quindi abbiamo trovato 7 diamanti. C'è anche altra redstone, quindi credo che troveremo altri diamanti. Hai detto oro. Quanto oro? Solitamente quando c'è redstone e terra a questi bassi livelli trovi facilmente anche diamanti. E infatti. Però occhio che trovi anche facilmente lava. Lava. Bene, perché... Quindi non scavarti mai sotto i piedi. La lava in pratica è come una puttana in calore, giusto? Tipo... peggio. Se la puttana in calore la tranquillizzi, la lava sei fottuto. Esatto. Allora... siamo fottuti, quindi... Non so se voi sapete dell'esistenza della Computercraft, sapete cos'è? È un computer. Ok. È un computer, ma lo sapete usare? Hai visto che è genio. Ma qual è quella cosa che avevi fatto tu nel tuo episodio? Quello bravissimo. Che devi dargli tipo il comando... aspetta, qual era? Era un programma. Costituisci... Sì. Blocco... Quello era un programma che avevo creato io. Esatto, io e lo vedrete slumito. In questi episodi. Sì, per adesso questo programma non ce l'ho. Ce l'ho caricato su Pastebin. Dovrei andare a cercare il codice. Quindi per adesso usiamo il programma base. Vi faccio vedere. Qui andremo altre funziona. Volte, vero? Sì. Ma adesso. Faccio le scale, così almeno ogni volta non dobbiamo stare lì a romperci i coglioni. Aia! C'è un micro ragnetto di merda! Aiutatemi! Salvatemi! Perché esiste anche un micro ragnetto. Sì, e mi sta ammazzando. Oh, bastardo, vuoi morire? Vuoi morire? Faccia di merda! Ma perché? Perché mi sembra di fare video invece con Giuseppe Simone? Oh. Perché? Magari. Vuoi morire? Oh, sono rimasto con un cazzo di cuore, eh? Uno solo. E cioè, culo. Sicuramente non ti ho fatto un complimento, forse lo odi anche Giuseppe Simone. Non so manco chi cazzo sia, ma inculato. Ah, ecco, bene. Allora ragazzi, se volete venire a vedere cosa gnagnagnana, venite su. Ok. Stavo quindi... facendo le scale per quello, infatti, perché è un casino di volta allora, a salire così. Diamanti, 1, 2 e 3. Mi servono 3 diamanti. Mi servono 1, 2 bastoncini. Mi serve redstone. Vabbè ragazzi, come vi dico sempre, se voi non vedete alcune cose che tipo sto facendo tipo Gabriele, basta che andate nel video di Gabriele e guardate quello che sta facendo. Cioè non è ovviamente. Che... Perché io se ad esempio lui deve fare una macchina con il diamante, io mi state vedendo che sto scavando, voi andate nell'altro video suo e guardate il suo video e vedete la sua prospettiva. Tanto ogni volta che noi caricheremo un episodio sicuramente al 100% caricheremo l'episodio insieme. Quindi vedrete tutti i video, vedrete il link in descrizione del suo video e il link del mio. E il link del mio canale. No, esatto. Sono contingente. Allora. Cos'è questo Quantum Dust? Il Quantum Dust è quello che dicevo prima anche a Capo, che è a Lello. In pratica serve, se non mi ricordo male, per fare il computer quantico. Ok, io direi invece di fare una bella cosa, di mettere in una chest tutta la roba che dobbiamo cucinare. Ma adesso io ti direi invece,
Lasciamo così a minchia tutto mischiato. Così non si capisce un cazzo. Va bene. Però raccogliamo tanta pietra di quarzo, il quarzo in pratica, facciamo l'ME e facciamo tutto automatizzato. Comunque. Sai che io sono fissato sull'ordine. Sì, ma dopo sarà tutto ordinato. Quindi. Ma qua puoi mettere anche gli item Z e cose varie. Questo cioè, così. Puoi mettere anche gli oggetti dall'A alla Z, se è una cosa nuova, non la sapevo. No, vai, premi il tasto centrale e te le sistema in automatico, vedi? Premi la rotellina dentro la cesta. In uno spazio vuoto. Oh, ma scusa, dove c'è la terra praticamente c'è anche il diamante. Spesso, non è detto, però spesso sì. E io sono in un punto dove c'è tutta la terra. Scava la terra, magari trovi diamante. Allora, mi serve da cuocere della stone. E mi servono altri due vetri. Quindi, tu mi cuoci la stone, per favore. Ok, dov'è? C'è la cobblestone qua nell'altra chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne cuociamo un po' di più. Anzi, vi devo chiedere un'altra cosa. Alcuni episodi li velocizzeremo, anzi, già sicuramente dal primo episodio avreste visto ovvio che abbiamo velocizzato qualcosa, ma comunque sarà molto spesso che velocizzeremo le cose, proprio per non spaccarci i coglioni. Ah, comunque... Sì, perché comunque alcune parti sono molto noiose, quindi... Tipo adesso sto craftando, quindi non... Cioè, magari vi interessa vedere il crafting, però... Non è il massimo. Allora, così facciamo i vetri, i pannelli, questo qua, la redstone. Okay. Magari a molta gente interessa il crafting perché magari gioca anche lui nella touch pack, magari vuole farlo anche lui, quindi. Sì, sì, sì. Però ovviamente vi ricordo che crafting basta cliccare qua sul too many items e vi dai crafting, quindi è abbastanza esatto. Semplice. Io comunque nomino sempre, o comunque più possibile, quello che faccio. E così sapete cosa sto facendo e boh. Esatto. Allora. Così anche se non vedete il crafting, però almeno dico computer craft faccio la turtle, almeno voi sapete che sto facendo la turtle, cercate turtle e vi dai crafting. Altra ruby ho trovato. Bravissimo. Vabbè, se a te ti piace il ruby di Berlusconi non è colpa mia. Cioè... no, dove capito. L'hai trovata? Eh? Dove l'hai trovata ruby? Ah, boh, lo sa lui dov'è. Allora. L'hai fatta la pietra? No, non mi hai detto niente. T'ho detto, fammi la cobble... Me la faccio da solo, va. Ma la cobblestone che sarebbe? La cobblestone è la... La pietra liscia. Il pietrisco. E la pietra liscia è la stone. E quindi devo fare la? Pietra liscia, quindi devi cuocere la cobblestone. Questa? Sì, bravissimo. Perfetto. Se no non capisco. Uno stack, me ne servono 7. Ho capito, io te ne faccio lì, poi dopo cavoli tuoi, se te ne prendi quanto te ne servono. Eh no, perché sprechiamo carbone inutilmente. Tanto abbiamo la carbonella. Chi è dei due che ha voglia di andare a prendere tanta legna? Fuffa, sempre io. Allora, facciamo una bella cosa. Io sto scavando. Si prendono tre pezzi di carta, uno si fa più corto e si decide quale prendiamo. Peccato che siamo a chilometri di distanza. Io dovrei attraversare tutto l'oceano Atlantico per arrivare da te. E poi devi fare 300 km per arrivare da lui. E cazzo. No, non va bene. Facciamo una cosa. Chi ha il mouse più lungo va. Ecco, vaffanculo, non devo andarci io. Vabbè. Ma facciamo una cosa, mettiamo in una cassa due pezzi di qualcosa, chi non lo prende ha perso. Sì, allora ho perso io perché laggo una madonna. Non siamo molto leali uno con l'altro, che cazzo? Secondo me qua a noi ci piace barare uno con l'altro. Allora, ho fatto il computer... Adesso facciamo la turtle. Dal computer si fa la turtle, ma non si fa così aspetto. Ma la turtle è quella lì che scava tutto sotto. Sì. Turtle mi serve. È quella specie di macchinetta tipo gialla e nera. No, gialla e nera quella è quella avanzata. Se sto facendo quella base. Mi serve del ferro che ce l'abbiamo qua. Ferro, eccolo qua, perfetto.
Una chest. Mi serve una chest, eccola qua dentro. Già fatto. Ci ho messo tutta la roba in legno lì dentro. Allora, bravo. Punti casa, teletrasportati. Ok, eccomi qui. Okay. Questa qua, questo va qui, questo va dentro, questa l'ha fatta la turtle. Prendiamo il piccone, prendiamo la turtle, abbiamo fatto la turtle mining. Ragazzi, guardate cosa c'ho in mano. Ce l'ho in mano! Che cosa? La turtle, costruita. Ah, okay. Bella. Adesso, okay. Andate più velocemente possibile a scavar legna. Perché okay. Ci serve tanta legna, perché questa turtle va a legna, carbone, lava. Quindi se avete trovato lava, va anche a lava. Mi fate un secchio, prendete lava. Ok, si chiama, com'è che si chiama in inglese? Tartaruga, in inglese si chiama turtle. Perché ho scritto turtle, ma non c'è. Turtle. Ah, turtle. È turtle e si scrive turtle. Ok, dove cazzo è turtle? Allora, datemi il carbone. E perché cosa non lo trovo? Fare? Anche a pietra va. Mining turtle. Wireless tutto, io ho trovato solo no. Wireless. No. Scrivi 902.2.1. Allora, 902 trattino. No, 2.1. Vabbè, eccola qua. Ok ragazzi, se voi invece vi state chiedendo cosa sono quelle lucette rosse, ragazzi, è perché con Action mi fa schiacciare il tasto F9 e non ci posso fare niente. Quindi scusatemi, ma avrò queste lucine rosse. Comunque, vieni un attimo dentro, fai il tasto destro nella turtle. Sì. Ok. Allora, mettete il carbone qua nel primo stack. Fatto. Dov'è Bayon? Sono fuori. Legna. Come mi avevi detto di andare a prendere legna. Ah sì, vabbè, te lo faccio vedere qua, come si chiama? Alello! No, tramite il mio video glielo faccio vedere. Ah. Allora, ogni volta che scrivete refuel, lui si carica in automatico un affare di carbone o di carciocol. Questo dovete sempre refuel, così è una rottura di coglioni. C'è anche la possibilità di creare un programmino di farlo fare in automatico. Io adesso non ve lo faccio vedere perché è una cosa veramente, veramente lunga. Faccio direttamente così tante volte, non ce la fa neanche a starmi dietro. Refuel. Refuel, perfetto. L'ho scritto io, ragazzi. Infatti. Comunque, me lo carico un attimo così, giusto per farvi vedere. Perché, una cosa mi sono dimenticato, che dobbiamo scrivere label set, e io per esempio scrivo PRG, così questa turtle si chiama PRG e tutti i programmi che create all'interno, il carburante che gli caricate, dai la legna a che cosa, Gabriele? Ecco, io sto spiegando e lui parla. Lo so, perché devo darti la legna, invece si è messo in mezzo. No, la legna cuocetela per fare tanto carbone. E comunque dicevo, dovete fare label set e il nome della che volete dare alla turtle, perché sennò quando voi la rompete perdete tutto. Io invece, facendo label set PRG, che sarebbe il mio nome, io ho creato in pratica il suo nome. Adesso nome. Anche se la spacco, la ripoggio, c'ho di nuovo tutto dentro. Quindi continuo a fare refuel, e come vi ripeto adesso lo sto facendo a mano, però dopo farò un programmino, ve lo farò anche vedere, magari lo metteremo anche in descrizione, quello non è un problema, e caricherà in automatico da tutti gli slot. Quindi refuel. Guarda la mia spada, Bayon. Bella. Per adesso siamo okay, a posto. La legna ce l'hai tutta tu però, Gabriele. Sì, per adesso sì. Ok, io cliccando il computer ho letto comunque quello che hai scritto comunque. Sì, è normale. Adesso io vi do questa legna qua, voi cuocetela in carbone. Ok. Anzi, mettetela sì, su tutte e tre le cose. Mi servono due chest, quindi mi faccio due chest. Ma fa la carbonella così? Sì, carbonella, carbone, non mi interessa, è la stessa cosa. Ok. Facciamo due chest. Qua non ho fatta una, cretino.
1, 2, 3, ragazzi, 4, 5, letti, 6, 7, 8. Niente ancora. E letti devo aspettare che cresce il cotone. Ah, ok. Quindi, ragazzi, venite qui da me adesso. Siamo già da te. Allora. Mistero per te. Qua Lello ha fatto le chest, perfetto. Quindi questa ditemi... Questa cosa gialla che cos'è? È una pietra che ha raccolto giù in cava. Merda! Sono cascato giù. Ho mezzo cuore, ragazzi. Vieni qua. Non posso uscire. Ma infatti devi stare dentro. No, sono... incastrato, ecco, torno ad uscire. Mi vedete? Sì, eccoli qua. Oh ragazzi, io faccio tutti i minerali fuori, matto. Allora, venite un attimo qua, così vi faccio vedere cosa sto per fare. Ok. Allora, spacchiamo qui. Senza ascia ci metto un quarto d'ora. Però va bene. Allora, mettiamo una chest qua. Okay. Ok, mettiamo la turtle là fuori, però devo un attimo alzare, uscire. No, dovrei solo alzare, ok, no, troppo distante, porca vacca, quindi spacco sto blocco, rispacco la turtle, no, con l'accetta, se non si rompe, ecco, ridammi la turtle, e dai, dio lag, allora, si mette qua davanti la chest. Ok. Fai tasto destro dentro così vedi quello che gli scrivo. Sì. Scrivi excavate e poi excavate è in pratica è un comando, un programma già base che c'è all'interno che è una specie di query. Io poi adesso devo dare quindi excavate, spazio e il numero di blocchi che voglio che scava. Quindi se io gli do... per esempio 10, lui mi farà un buco 10x10 fino alla bedrock. Quindi scriviamo excavate 10. Ricordatevi che io ho già caricato il carbone con refuel, quindi abbiamo il carburante già. Premiamo invio, lei parte. Quando si riempie il suo inventario, viene qua nella cesta e si svuota. Ok, domanda. Perché nella cesta lui c'ha un secchio e altra roba. Dove? Nella sua chest, dentro il computer, diciamo. Oh, ma perché, raga, queste tombe non si tolgono? No, devi spaccarle, ma tanto la turtle le spacca. Vedi che sta scavando? Guarda dentro il robottino. C'ha un computer, c'ha un secchio, tre pezzi di legno, una mela. No, ma chi cacchio ce l'ha messi? Ah, infatti. Ah, tu l'hai messi adesso? Vabbè, prendiamo questa roba. Ah, la roba a sinistra è la mia, non oh, è la cazzo. Tua. Sì, la roba a sinistra è la tua. Ah, ecco perché. Solo i 12 quadratini a destra. Qua mi sono sbagliato. Ha scavato casa qua. Raga, togliete questa scava. Tomba. Lasciale lì, Lello, mamma mia, non ti preoccupare. So perché devo costruire, capito? Lascia. No, Davide, non metterli i blocchi che le toglie, perché tanto poi magari ci ripassa e te li ritoglie. E non metterti davanti che magari ti riconosce come mob e ti può ammazzare. Davvero? Sì. Vabbè, ma che senso c'ha, scusa, che lui sta scavando casa nostra? Almeno tolgo i blocchi allora, direttamente. Sì. Così non scava casa nostra. Sì, vabbè, lì ho... No, ma scava solo in giù, quello non serve. Scava solo da qua in giù. Ah, ok. Vedi? E scava in automatico. Ho capito, ma qua lui scava però qua. Scava solo dalla chest in giù. Lì ha scavato due blocchetti perché ho fatto male i calcoli. Devo mandarlo uno più avanti, tutto lì. Ok. E lui sta facendo in pratica 10x10. 10x10, se tu li conti sono 10. Quando scenderà giù che cosa farà, scusa? Quando si è riempita tutta, torna su e si svuota nella chest. Quando è arrivata la bedrock che non può più scavare, torna su alla chest, si svuota e rimane lì. Bello. Così va in cerca di diamanti e tutto il resto in automatico. Bello. Quindi noi adesso possiamo
darci alla costruzione della casa, mentre abbiamo gli schiavi che costruiscono e scavano. Bello. Perché si possono anche fare programmi, come vi farò poi vedere da Slomito, che per creare una casa. Perché Slomito sta creando un programma che ti crea una casa. A proposito, qua puoi chiudere, no, col legno? No, perché sennò non si apre la cesta. Ah, ok, ma questo di sopra no, però. Quello di sopra puoi chiuderlo. Questo puoi chiuderlo. E qua puoi metterci del vetro. Il vetro la fa aprire la cesta. Ok. Così non entrano mob. La nostra tarta scava, quindi noi non dobbiamo più andare in miniera. Quindi togliamo la... L'unico lavoro che dovremmo fare è questo, come si chiama, i letti, e poi ci possiamo dare anche alla costruzione, perché comunque, giusto? Sì. Beh, Yond, devi spaccare sta cacchio di cosa tu, eh? Cosa? Se due tombe sono le tue. Come le spacco, che non me lo ricordo mai? Con il piccone, tieni. Ah, là ce l'ho. Prendilo, riprendilo. Vedi? A te te le fa spaccare perché sono tue. Ok. Oh, il Cagatus. Questa non è mia. Quindi spacchiamo qua. C'è scritto il nome. Aprila, vedi che sulla destra ti dice di chi è, dice il nome. È Gabriele, tua. Okay. Spaccala. Raccogli poi i cactus così. Ricorda di raccoglierlo sempre da sotto, perché... Ecco, sto laggando, perfetto. Perché se non li raccogli da sotto ma da sopra, te ne spacca solo uno, ricasca su se stesso e sparisce. Perché se tu butti la roba sul cactus, è come se l'hai buttato. Anche questa è tua, Gabri. Sì, arrivo. Invece devo togliere questo comando dell'F9, perché è assurdo. Cioè, veramente, mi sta facendo impazzire. Cioè, F9 io l'ho tolto anche il comando. No, come lo sto facendo va bene. Ma cosa vuoi, dai? Ma è tanto giusto, è una capanna. Sì, tre cuori in una capanna, non va bene. Vabbè ragazzi, se vedete delle linee rosse non sono fastidiose, cioè un certo, a me sì. No, lo premi tante volte e sei a posto. Però mi blocca la registrazione. Ah, che cazzo. Quindi non posso. Allora no. A meno che non tolgo questo tipo di rottura di scatole, allora sì. Quelli sono i chunk, quindi non puoi. Io vedo una gallina che sta... Ok ragazzi, a me ha crashato Minecraft,
perché ha laggato a bestia, quindi vi saluto e al prossimo episodio. Mi spiace.